Eccoci qui da Fotodiego con questa nuova R8, un prodotto sicuramente interessantissimo, soprattutto per chi passa da reflex a mirrorless, soprattutto per chi vuole fare sia foto sia video. L'R8 diciamo subito che è un full frame piccolo, compatto, leggero, un full frame con una stabilizzazione digitale, 24 milioni di pixel a disposizione, ma soprattutto 40 scatti al secondo, ovviamente in otturatura elettronico. La possibilità di avere un prodotto in mano assolutamente ergonomico con diverse innovazioni. Per esempio, rispetto al passato abbiamo introdotto anche su un R8 una tecnologia come il Dual Pixel RAW, quindi la possibilità di poter dare ancora più profondità alle vostre foto. In ambito video, questa macchina vi permette di fare un 4K a 60p, quindi effettivamente il necessario, quello che serve di fatto per poter andare sui vari social e quant'altro e avere a disposizione quindi un prodotto che sia sia da un punto di vista ergonomico molto trasportabile, sia da un punto di vista qualitativo pronto ad ogni situazione. La sua caratteristica rimane comunque ancora con il monitor orientabile, quindi per poter anche fare delle riprese a mo' di selfie. L'avete sentita un po' nella velocità di scatto, quindi decisamente reattivo anche l'autofocus. Eredita un po' l'autofocus molto molto simile a R6 Mark II, quindi la possibilità di avere su tutto quanto lo schermo una sensibilità di meno 6,5V, quindi pronta sia per il giorno sia quasi per la notte, mi sento di dire. Quindi un prodotto che siamo sicuri potrà essere d'aiuto sicuramente a chi sta passando, entrando in questo nuovo mondo, ma anche a chi vuole magari un secondo corpo molto veloce, piccolo da utilizzare la sera o comunque un secondo operatore, ecco, qualcosa di molto, molto utile. Venitela a provare da Fotodiego, sicuramente penso che R8 potrebbe essere anche la vostra macchina. Ho detto prima tutto sul mondo foto, ma in realtà mi avete chiesto qualcosa di più anche sul mondo video. Questa R8, dal punto di vista del comparto video, penso ci sono due o tre caratteristiche che possano veramente essere utili per tutti quanti. Il primo aspetto è un video senza limiti, non c'è più il limite delle 29 minuti, quindi potete tranquillamente avere dei piani sequenza decisamente lunghi. In aiuto per gestire questi piani sequenza, comunque questa illuminazione, l'esposizione, ha anche il monitor falsi colori, quindi la possibilità di vedere con una cromia diversa l'intera scena con sovra e sottoesposizione. Ultimo, ma non ultimo, anche un C-Log, quindi direi che con questo, col 60p in 4K, C-Log, monitor falsi colori, senza limite per quanto riguarda la durata del video, direi che diventa a pieno titolo una fotocamera che si può dire 50% foto, un buon 50% video. È utile per tutte le nostre attività, sia amatoriali ma anche professionali.